Lingrir, welcome back after 15 years. What are your feelings to be again in Naples? I'm excited. This feels like a second home. It's great to see so many familiar faces and old teammates. What do you remember about that year? Because after so many years, so much time, many fans are here for you. Oh, well, I appreciate it. You know, they showed the support when I was playing. To show the support 15, 16 years later is awesome. And what do you remember about that season? The Italian Cup, the semi-final for the league. If you can choose one moment, what do you remember? The Italian Cup, the win against Fortitudo. One of the best moments of my career. Yeah, and we are here on this party when you scored the three with Fortitudo Bologna. Do you remember that moment? Absolutely, 100%. I remember it like it was yesterday. Well, and if you can say something to the fans, what you can do, what you can say about that? It's Napoli versus the world. Alessandro Cittadini torna a Napoli sul parquet che lo ha visto protagonista. Il primo pensiero qual è? Beh, ho una marea di ricordi in testa, entrando in questo palazzetto pieno di gente. Oggi sono arrivato in macchina e ho visto lo stesso dirigente, lo stesso dottore fuori che aspettavano, sembrava essere veramente un déjà vu. Ed è bello, trovare compagni, è stato veramente bello. Ecco, ritrovare i compagni di quella carpisa chiaramente aumenta, come dire, l'emozione, il ricordo. Beh certo, è ovvio, è stato quell'anno fantastico, trovare compagni, anche avversari di mille battaglie, sempre bello. Ecco, ma quella semifinale scudetto contro Bologna, quanto è ancora forte il rammarico di non aver vinto quella gara 5, ma io mi ricordo un po' più gara 1 persa sulla Sirena. Se dobbiamo tornare indietro, i rammarici ci sono tanti, chiaro, quell'anno lì è veramente vicino lo scudetto, siamo stati un po' sfortunati, un po' è andata così, però se siamo giocati, è stato bello viverlo a quel momento. Ecco, Alessandro Cittadini cosa pensa del fatto che una piazza come Napoli sia tornata in Serie A lo scorso anno e sia ancora chiaramente in Serie A? Beh, io faccio un grandissimo in bocca al lupo perché è una piazza che merita di stare in Serie A. E la gente qua si appassiona tantissimo alla pallacanestro. Io spero che sia una realtà solida che resti per tanti anni. Senti, ne parlavo prima con Lingrir, che chiaramente ricordavamo assieme la tripla contro la Fortitudo, che peraltro arrivò dopo due tuoi tiri liberi. Ma se ti chiedessi il più bel ricordo della tua avventura a Napoli, sono quei due liberi, è un canestro, un rimbalzo offensivo, è un canestro contro Roma in finale di Coppa Italia o un altro? Beh, sicuramente il rimbalzo offensivo con la chiusura che ha chiuso la partita in finale Coppa Italia, penso che sia il top quello là. Poi è chiaro che i due tiri liberi però sicuramente la vittoria della Coppa Italia è il ricordo più bello. Mario Maione, il presidente dell'ultima Napoli in Eurolega, che viene qui e trova davanti tanti di quei giocatori che hanno reso quella carpisa un ricordo indelebile nella mente dei tifosi. Che effetto le fa? Una grande emozione, anche perché quella carpisa, a mio modestissimo avviso, ma anche ne parlavo poco fa con Lin e gli altri, eravamo la squadra più forte quell'anno. Avremmo meritato lo scudetto se Lin a Bologna non confonde i secondi del tabellone con quelli del parterre. Io dico che avremmo vinto quel campionato. Ecco, Lin è qui, ma gliel'ha mai detto? Avete scherzato? Che effetto le fa rivederlo dopo così tanto tempo? Per la verità io li seguo un po' tutti. Ho cercato di portarne anche qualche altro. Non dispero, ci sono tanti giocatori a cui sono legato veramente visceralmente, Mike Pemberton, Dante Jones, cioè giocatori che hanno dato e che il pubblico non dimentica. Ecco, il pubblico non dimentica chiaramente nemmeno i vari Malaventura, Spinelli, Morena che sono qui oggi, ma c'è un giocatore a cui lei è legato un po' di più, magari anche per questioni che vanno anche extracampo?
Ma guardi, ai fini della squadra, ripeto l'esempio che ho già fatto a qualche suo collega, quando Napoli ha vinto il campionato con Maradona, con Careca, con Giordano, aveva anche dei giocatori che si chiamavano Romano piuttosto che Volpicella o non so che cos'altro. Noi avevamo creato, il coach aveva creato una chimica perfetta, e quindi i Malaventura e i cittadini, ragazzi che hanno dato l'anima, si sono integrati, e quindi poi con i grandi campioni abbiamo fatto la differenza. C'è una partita che ricorda un po' di più, che però escludiamo la tripla di Greer contro la Fortitudo e la finale di Coppa Italia, perché i giocatori già me ne hanno parlato e quindi la mettiamo da parte. Io quella di Coppa Italia non me la posso dimenticare, perché ero in campo e non so raccontarla, una sensazione unica. Ma io ricordo soprattutto un palazzetto festante, ricordo che il sabato dovevo chiudere i telefoni, ricordo il palazzetto sempre pieno, ricordo che dovevo entrare di nascosto perché i tifosi mi seguivano, preside fammi entrare, ecco, questa è la gioia più grande. Ecco, e chiaramente facciamo un salto in avanti, un salto al presente, l'abbiamo vista sempre a bordo campo per la Gevi, e vedere Napoli in Serie A è quantomeno giusto per la storia che ha Napoli a livello di basket. È giusto perché questa città merita la Serie A. Ricorderete la mia frase provocatoria: mi voglio sedere al tavolo delle grandi. La città vuole questo, la città l'aveva capito. Io sono riuscito a trasferire questo e ci siamo riusciti, perché le grandi chiamavano Napoli. Una grandissima soddisfazione. Ecco, presidente, per chiudere, ha un rimpianto, che sia una partita, un gesto? Mi viene in mente, ricordo quella Eldo Benetton Treviso, l'ultima del girone di Eurolega, è quello forse il rimpianto maggiore, anche per ciò che è proseguito? Quello mi fa rabbia perché non è stato giusto. Perché? Perché dovevamo vincere. Non mi faccio aggiungere altro. Una brutta partita, abbiamo tanti bei ricordi, per cui ricordiamo quanti belli. Sono stati 7 anni splendidi, la città ha risposto in una maniera strepitosa, noi competevamo con il calcio, La gente lasciava il San Paolo qualche minuto prima per venire al palazzetto. Queste sono le soddisfazioni e questa città lo merita, e io sono contento di aver fatto quello che ho fatto per questa città, anche se, come sapete, la storia del palazzetto ci ha tarpato le ali, e ancora oggi sono un palazzetto che sulla carta è mio, e non è mio, ma di fatto è mio.